È iniziata oggi ufficialmente l'ultima settimana di ritiro precampionato del Palermo qui a Pinzolo. Non si tornerà immediatamente in Sicilia il 4 agosto dopo l'ultima amichevole, quella contro il Trento nel pomeriggio. Il Palermo continuerà con una sorta di post-ritiro a Veronello, lì dove si è svolto invece il pre-ritiro prima di arrivare tra Ronzone e Pinzolo per il precampionato. L'ultima settimana di ritiro inizia dopo l'amichevole, invece la penultima, quella di ieri contro il Legnago al campo sportivo di Pinzolo. Prima vi racconto però la seduta mattutina di questa mattina, che è stata in realtà più una attivazione muscolare, un lavoro di mobilità, un lavoro intermittente. Una volta si diceva le cosiddette ripetute. Hanno lavorato per circa un'ora e mezza i rosanero tra i due campi del centro qui alla Pineta, poi un po' di palestra di pomeriggio. Invece riposo per i rosanero. E allora andiamo a parlare dell'amichevole di ieri pomeriggio, Palermo-Legnago 1-1, la sbloccata immediatamente dopo una manciata di minuti. Matteo Brunori con una bella azione, una bella trama dei rosanero, partita con un'uscita del pallone dal basso e poi un'incursione palla al piede di Stulaz fino a Ceccaroni, che da terzino sinistro ieri, considerando che in questo momento non ce ne sono altri di ruolo, Aurelio è in recupero, Ceccaroni, dicevo, che fa l'assist per Matteo Brunori di testa 1-0. Partita che poi si è accesa, tra l'altro, perché qualche intervento piuttosto duro dei giocatori del Legnago ha innervosito parecchio, tanto i rosanero quanto anche l'arbitro, che ha dovuto richiamare un po' tutti all'ordine e alla serenità. Ha detto: ragazzi, occhio, calma, questa è una amichevole. Ne ha parlato poi anche Corini, che tra poco sentiremo. Buttaro è uscito addirittura per una botta, sembrava addirittura un infortunio. In realtà, per fortuna, nulla di grave. Già oggi era in gruppo con i compagni in allenamento. La partita finisce 1-1 perché all'83esimo, poi con squadre mischiate nel secondo tempo, c'è stato il fallo di Jonut Nedelciaro al limite dell'area, diciamo forse qualche centimetro dentro. L'arbitro ha segnato il calcio di rigore, poi realizzato da Rocco. Per cui 1-1, sono amichevoli di luglio e quindi a poco vale, secondo me, una valutazione ampia e, se vogliamo, generale, se non addirittura generica. Si potrebbe parlare piuttosto dei singoli e di qualche idea invece che si è vista effettivamente in campo, qualche trama, qualche geometria su cui Corini sta lavorando, ma che non è ancora matura. Manca ancora qualche settimana prima dell'inizio del campionato e per quel momento però sicuramente dovrà essere pronta, dovrà essere matura. Ecco perché c'è tanto lavoro da fare, lo ha ribadito lo stesso Eugenio Corini, non solo dal punto di vista del campo, attenzione, lì sarà l'allenatore con il proprio staff a lavorare, saranno i giocatori a seguire i dettami, le regole e a assorbire le idee del proprio tecnico. C'è anche tanto lavoro da fare per Leandro Rinaudo, per il direttore sportivo del Palermo, sul calciomercato. La squadra è ovviamente incompleta. Dicevo prima di Ceccaroni schierato terzino sinistro perché Aurelio non era disponibile, non ha lavorato in gruppo, inizierà a farlo fra qualche giorno. Lì sicuramente serve il titolare della prossima stagione. Allora si sta lavorando, sarà complicato a quanto pare arrivare a Nicolò Corrado, perché ieri il direttore sportivo, il nuovo DS della Ternana, Capozzucca, ha detto chiaramente fa parte del progetto, ma di fronte a un'offerta irrinunciabile certo non potremmo trattenerlo. Ha fatto capire, insomma, che per strappare Corrado a Lucarelli servirà certo una cifra importante. E poi sicuramente le uscite, oltre ai nuovi arrivi che dovranno certamente essere presi per quanto riguarda centrocampo e esterno d'attacco. Le uscite che vedono Bro e Damiani ormai da qualche giorno in lizza ai primi due posti per salutare il rossonero. Ci sono Triestina e Vicenza, ma le trattative si chiuderanno non prima della seconda settimana di agosto. È tornato in voga il nome di Edoardo Soleri perché è appetibile, diciamo così, è voluto da diverse squadre, in particolare il Brescia. Pare che l'ex DS del Palermo, oggi alle rondinelle, Renzo Castagnini, abbia messo nel mirino Edoardo Soleri.
Soleri proprio per sostituire Haye che invece è andato all'Auxerre e quindi il Palermo ha alzato il muro, ha detto meno di 1 milione di euro per Soleri non se ne parla, per meno di 1 milione di euro non se ne parla, vedremo, anche qui sarà il mese di agosto, tanto per uscite importanti come eventualmente quella di Soleri, quanto per i nuovi arrivi, terzino sinistro, centrocampisti ed esterno d'attacco, chissà che il Palermo stia preparando qualche sorpresa. Abbiamo parlato dell'amichevole, abbiamo parlato delle parole di Eugenio Corini e allora adesso sentiamo proprio il tecnico del Palermo ieri in conferenza stampa al termine dell'amichevole.